Questo è troppo morbido. Ma deve essere morbido. Questo è il punto, no? Signora, le faccio provare questo Physiology. Si metta nella posizione esatta in cui dorme di solito. No, ma non c'è bisogno. Scusa, girati su un fianco, dai. Mettiti come dormi di solito, a cucchiaino. No, grazie, veramente. Senti, decidi tu, eh. Allora, come nasce l'idea di questo film e come hai scelto le due protagoniste? Nasce da... il meraviglioso incontro con Margherita Bui che abbiamo avuto per Viaggio Sola e quindi la voglia di rilavorare insieme, l'incontro con un'altra donna straordinaria che è Sabrina Ferilli, è avvenuto a Cannes di 2 anni fa più o meno, e così il pensiero di fare un film con loro due e il pensiero di fare un film in cui loro due non fossero semplicemente due amiche o due conoscenti ma due donne che stanno insieme, quindi raccontare una storia che è stata esplorata molto di più, parlo del cinema, attraverso omosessuali uomini, maschi, e molto meno con delle donne. Quindi, insomma, varie ragioni mi hanno spinto a voler immaginare questo film e poi realizzarlo. Questa cosa che io sto insieme a Marina, a te ti imbarazza ancora? Sarà pure normale che uno si stranisce perché il padre si mette con una ragazzina e la madre si mette con una donna. Ma dove lo trovi l'uomo che ti porta il caffè a letto? Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita la moglie di Sergio, la madre di Bernardo. Basta! Goditi un po' questa libertà che c'hai. E come mai hai scelto questa chiave più delicata e elegante rispetto ad una un po' più, diciamo, dirompente come altri prodotti internazionali? Intanto proprio perché avendo visto dei film bellissimi che erano basati, intanto perché il film aveva un'altra necessità, che era quello di raccontare una piccola crisi all'interno di una coppia, una coppia formata da due donne non più giovanissime e due donne che stanno insieme anche da molto tempo. Quindi per me la sessualità di questo rapporto non era al primo posto, cioè quello che mi premeva di più raccontare era il tipo di legame che queste due donne hanno, la vita che si sono create, e ho messo l'accento più su questo tipo di quotidianità, di intimità, di sodalizio, di appunto il rapporto di intimità che è quello sessuale. È una scelta, poi ci sono film in cui invece viene raccontata di più la sessualità, se penso appunto al film di Kechiche, La vita d'Adele, è un film che mette invece proprio pone l'attenzione proprio sulla scoperta della sessualità di due giovani ventenni, e qui noi raccontiamo due donne che invece vivono insieme da tanti anni e che stanno ad una svolta del loro rapporto, e è una storia diversa. Sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Quale spazio? Lo sai, non ci vedo, dai. Non vedi, non ci senti, mi pare da sta Coanna dei miracoli. Tu sei l'unica persona importante per me. Io con te ho imparato un sacco di cose. Because you moved in safety and to love. The season has arrived. The season has arrived. Vabbè, siamo indietro. Federica, lascio sta, questo è il condizionatore. Certo, un saluto. Grazie. A News Cinema.